44 soccorsi aerei, 8 in Sicilia. Chiusa la statale 188 a Chiusa Sclafani. A causa di un vasto incendio fra il chilometri 116,200 al chilometri 122,000 della strada statale 188 centro-occidentale e Sicula, il tratto è provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni, a Chiusa Sclafani, Palermo. Attualmente è in corso l'intervento dei vigili del fuoco e del corpo della forestale. Sul posto sono presenti le squadre di pronto intervento ANAS per garantire la sicurezza della viabilità. Il traffico è deviato su viabilità comunale. Un'altra giornata impegnativa per gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile. Anche oggi, i velivoli sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi incendi boschivi, per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra e dai velivoli regionali. Al momento sono 44 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato, COAU, del Dipartimento dalle Regioni. In particolare 12 sono pervenute da Lazio e 8 dalla Sicilia, 4 rispettivamente da Abruzzo, Basilicata e Campania, 3 dalla Calabria, 2 dall'Emilia-Romagna e dall'Umbria, una richiesta per regione da Liguria, Toscana, Molise, Puglia e Sardegna. L'intenso lavoro svolto dai piloti dei mezzi aerei 13 Canadair e 6 elicotteri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco oltre a 3 elicotteri della difesa ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 14 roghi. Al momento, l'attività dei velivoli disponibili è concentrata, in accordo con le regioni, sulle situazioni più critiche. Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente proseguiranno finché le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps.